Ciao ragazzi, oggi siamo in esterna, niente filtri, la luce più bella del mondo, quella del sole che dà energia. Cominciamo, buona lezione e sempre troverete registrata per i prossimi giorni. Adua ci spiega buongiorno, cosa fare. Buongiorno a tutti, allora salita lezione completa di Pilates, oggi lavoriamo ancora senza attrezzi, prossima lezione aggiungiamo qualche attrezzo. Pronti? Come al solito ci serve il nostro tappetino e cominciamo sdraiati da terra. Quindi ci sdraiamo. Oggi è una bellissima giornata di sole. Eccoci qui. Allora, sdraiati per terra, mani sulle costole e inizio a respirare profondamente. Prendo aria dal naso e fuori aria dalla bocca. Risucchio l'ombelico. Giusto. E ancora, prendo aria e fuori aria, risucchio. Ancora due respiri, quindi iniziamo subito ad attivare l'addome. Ultimo respiro, fuori aria, risucchio, rombellico. Ok, iniziamo a scaldare bene l'addome con il leg change. Braccia a terra, gambe a tavolino e vado, sfioro il pavimento. Con una gamba fuori aria, con l'altra gamba prendo aria, giusto? Forte l'addome, mantengo bene le scapole in appoggio a terra, molto bene, proprio come riscaldamento. 4, 3, 2, 1, fermo le gambe a tavolino, oscillazioni delle gambe a destra e a sinistra, ormai le conoscete bene, quando oscillo prendo aria, quando torno al centro fuori aria, risucchiando l'ombelico. Ok, e ancora oscillo e fuori aria, risucchio. E fuori aria, ancora, altre due volte, oscillo e fuori aria, ultima, oscillo e fuori aria, fermiamo le gambe a tavolino, mani dietro la nuca, solleviamo testa e spalle, mantenendo testa e spalle sollevate, leg change, esatto, e vado fuori aria, prendo aria, giusto. Guardatevi bene l'ombelico in questa posizione e per salvaguardare un pochino la cervicale, gomiti un pochino più chiusi. Esatto, molto bene Francesca. Ancora, 4, 3, 2, 1 e ci fermiamo. Appoggio i piedi. Rimaniamo con le mani dietro la nuca che uniamo subito il cast lift. Quindi prendiamo aria da fermi e fuori aria saliamo con testa e spalle. Giusto. Ritorno a terra, riprendo aria. E ancora, fuori aria, salgo, risucchio l'ombelico, ritorno, riprendo aria. E fuori aria, 3. E riprendo aria. E fuori aria, 4. E riprendo. Fuori aria, 5. Ne facciamo 8. Fuori aria, 6. Riprendo aria, torno a terra. Fuori aria, 7. Riprendo aria, fuori aria, 8 e adesso continuiamo stesso esercizio staccando le mani, prendiamo aria e fuori aria saliamo con testa e spalle, prendendo aria stacco le mani, le aggancio sotto le cosce, prendo aria, tornano le mani, fuori aria, torno a terra, giusto, e ancora, salgo, stacco le mani, riporto le mani e torno a terra e fuori aria, salgo, prendo aria, stacco, fuori aria, torno, prendo aria, torno a terra e ancora, fuori aria, salgo, prendo aria, stacco, fuori aria, torno, prendo aria, torno a terra, ancora due, fuori aria, prendo aria, stacco, fuori aria, torno, prendo aria, torno a terra, ultimo, fuori aria, salgo, prendo aria, stacco, fuori aria, torno, prendo aria, torno a terra, ottimo. Adesso due gambe a tavolino. Vedi come va? Vediamo se si vede. Sì, tu Franci sei bella inquadrata. Io mi tolgo addirittura il giubbotto che fa caldo. Tra un po' anch'io così mi abbronzo, l'ho fatta apposta in realtà. Eh beh, ci può stare con la giornata di oggi. Ok, andiamo a fare cast lift, la variante con le gambe a tavolino. Quindi di nuovo mani dietro la nuca. Se sentite che la schiena si inarca, avvicinate le ginocchia di più al petto. Esatto, prendo aria e fuori.
e ritorno, riprendo aria, e fuori aria 2, e riprendo aria, e fuori aria 3, ne facciamo solo 5, riprendo aria, fuori aria 4, riprendo, ultimo, fuori aria 5, riprendo. Adesso facciamo la variante dove stacchiamo le mani mantenendo le gambe a tavolino, quindi prendo aria, fuori aria salgo, prendo aria, appoggio le mani sulle ginocchia, in questo caso giusto, tornano le mani e torno a terra, e fuori aria salgo, prendo aria, mani sulle ginocchia, fuori aria, tornano le mani, prendo aria, torno a terra, ancora 3 volte, fuori aria, risucchio l'ombelico, prendo aria, fuori aria, prendo aria, torno a terra, e ancora fuori aria, prendo aria, stacco, fuori aria, torno, prendo aria, torno a terra, ultimo, fuori aria, prendo aria, stacco, fuori aria, torno, prendo aria, torno a terra. Siamo già qui e andiamo a fare il double leg stretch. Quindi vi diamo le due varianti. Variante più semplice, testa e spalle in appoggio, gambe a tavolino. Appoggio di nuovo le mani sulle ginocchia, avvicinando le ginocchia al petto, e vado a stendere, le braccia vanno alle orecchie, le gambe a 45. Due gambe, ok? Sì, tutto insieme, esatto. E chiudo di nuovo. Ah, ok, abbiamo detto senza testa. Esatto, senza testa è la variante più semplice, quella un po' più complessa, testa e spalle sollevate, e rimangono sollevate durante tutta l'esecuzione dell'esercizio. Quindi proviamo, chi vuole solleva testa e spalle, fuori aria avvicino, prendo aria, distendo, e fuori aria avvicino, prendo aria, distendo, e fuori aria 3, e prendo aria, non scendere Franci con testa e spalle, esatto, mantienile lì e distendi, questo, ancora 2, e prendo aria, ultimo, fuori aria, prendo aria e un bel recupero, scendiamo tutti a terra, olè, ci allunghiamo. Franci, come vanno gli addominali? Si bene, bene, a sentire? Più che altro c'è un caldo pazzesco. Non ce l'aspettavamo tutto questo caldo. Allora mi spoglio, guarda, faccio così. Olè! Olè! Beh, la cosa più bella è farsi una bella lezione all'aria aperta e sotto il sole, secondo me. E noi ci proveremo, ragazzi, con tutte le forze. Appena possiamo, saremo qua a farlo. Certo. Ok, continuiamo, sennò poi mi riposate troppo. Allora, leg circle, quindi gamba destra su al soffitto e iniziamo a disegnare i cerchi verso l'interno. Oh, qua non c'è il soffitto, c'è il cielo, guarda. È che vero! Gamba destra al cielo e disegno i cerchi. Mezzo cerchio fuori aria, l'altro mezzo riprendo aria, giusto. Mi raccomando, lenti e controllati, vado a lavorare bene con la gamba, il resto del corpo è stabilizzato, fermo, immobile, lo controllo dall'addome. Quindi il risucchio dell'ombelico quando tiro fuori aria. A me viene da girare aria. La gamba così, va bene o no? Cioè, cosa, Franci? Mi viene da girare la gamba così, va bene o è meglio tenerla dritta? Allora, in teoria andrebbe tenuta dritta la okay. gamba, sì sì. Quindi o la si ruota direttamente in extra rotazione. Sì, sì, cioè così, diciamo. Ok, okay. Esatto. Poi il cerchio può diventare anche più ampio, però sempre mantenendo, diciamo, la gamba parallela. Certo. Esatto. Ok, fermiamoci che mi avete fatto già un bel po' di cerchi, ginocchio al petto, distendo la gamba di terra, quindi ginocchio destro al petto, gamba sinistra stesa e stiamo in allungamento. Qualche secondo e poi vado in torsione, porto il ginocchio destro verso sinistra, una bella torsione respirando. Olè, in questa posizione, come sta facendo giustamente Francesca, cerco di mantenere entrambe le scapole bene in appoggio. Ok, molto bene. Torniamo al centro, riporto la gamba destra sul soffitto e cambiamo il senso dei cerchi. E sempre mezzo cerchio fuori aria, l'altro mezzo riprendo aria, la respirazione è identica. Ok, meglio, brava Francesca, vedo un bel controllo, quindi ricordiamoci controllo, risucchio l'ombelico, sento l'addome forte, anche le braccia ci aiutano, tenendole bene appoggiate sul pavimento. Ancora 2 cerchi, ancora 1,
cambiamo lo stretching a gamba stesa, quindi gamba destra stesa, afferro sotto la coscia, esatto. Chi non riesce a tenerla stesa, ormai lo sapete, leggermente piegata. Respiro profondamente prendendo aria dal naso e fuori aria dalla bocca e cambiamo gamba, tutto con la gamba sinistra. Cerchi verso l'interno e vado. Giusto, quindi vado a lavorare in chiusura. Molto bene, ricordatevi sempre di disegnare questi cerchi lontano da voi, come se questa gamba volesse staccarsi e in questo caso la tua Franci vuole arrivare su nel cielo, la tua gamba. Bene, ancora 4 cerchi, 3, ancora 2, 1, stretch, piego la gamba sinistra, porto al petto, stendo la destra. E respiriamo, ci rilassiamo qualche secondo in questa posizione di allungamento e dopodiché vado in torsione, sposto la gamba sinistra verso destra. Olè, una bella torsione e anche qui respiro. Ottimo, torniamo con la gamba al centro, la riportiamo su al soffitto, ripiego la gamba destra, gamba sinistra stesa sul soffitto, cerchi verso l'esterno, quindi vado a lavorare in apertura, apro e riporto al centro. Giusto, mi raccomando quando fate questi verso l'esterno, maggiore attenzione quando aprite la gamba, esatto, a non fare questo, quindi non trascinarvi tutto il corpo dietro. Solo la gamba, tutto il resto stabilizzato, forte l'addome, è il nostro mantra, forte l'addome direi, eh? Esatto, ancora 3 cerchi, ancora 2, 1 e stretching a gamba stesa, quindi rimane stesa la gamba sinistra, afferro sotto la coscia, l'altra gamba rimane piegata, così è un po' più semplice questo tipo di esercizio. Rimango qualche secondo, ottimo, e adesso che abbiamo anche allungato queste zampette portiamo tutte e due le gambe su al soffitto e ci facciamo il pendolo, quindi due gambe stese, testa e spalle in appoggio, mi aprite di più le braccia, esatto, così avete maggiore controllo, nel pendolo oscilliamo con le gambe stese a destra e a sinistra, sono unite. Sì, sono unite le gambe. Nell'oscillazione prendo aria, torno al centro, fuori aria, cercando di mantenere bene le scapole in appoggio. Se non riuscite a tenerle stese del tutto, leggermente piegate queste gambe. Esatto, basta che non siano a tavolino. Ok, prendo e fuori aria, risucchio bene al centro. Quindi ristabilizzo tutto nel centro. Prendo e fuori aria. Ok, prendo e fuori aria, ancora 2, prendo e fuori aria, ultimo, prendo, fuori aria, mantengo le gambe lì, mani dietro la nuca, double strike, quindi sollevo testa e spalle, rimango lì, mi guardo l'ombelico, scendono le gambe e fuori aria tornano, giusto, prendo aria, scendo, fuori aria torno, prendo aria 3, e fuori aria, risucchio l'ombelico, prendo aria 4 e fuori l'ultimo, prendo aria 5, fuori aria, piego le gambe e recupero, allungatevi pure del tutto, olè, e respiriamo, che anche questa combo è stata bella tosta. Come state lì da casa? Ci state seguendo? Dopo veniamo a leggere i commenti, se ci siete. Molto bene, andiamo a far lavorare i glutei, il nostro pelvic curl, quindi il ponte per i glutei. Troppo presi a lavorare, non riescono a commentare. L'importante è che ci state seguendo e state facendo gli esercizi con noi. Ok, gambe piegate, piedi in appoggio, talloni abbastanza vicini ai glutei, cominciamo in modo semplice, prendiamo aria e fuori aria, stacco il bacino snocciolando la colonna. Prendo aria, torno a terra, risucchiando l'ombelico, giusto? E fuori aria, 2, salgo, prendo aria, torno, e fuori aria, 3, e prendo aria, torno, fuori aria, 4, e prendo aria, fuori aria, 5, e prendo aria, fuori aria, 6,
prendo aria attorno a terra. Adesso, mantenendo il bacino sollevato, lavoriamo solo con le braccia. Quindi solleviamo il bacino in contemporaneo anche le braccia che arrivano ad altezza spalle. Da qui vado dietro con le braccia e riporto le braccia, facciamo fino a lungo le cosce, lungo i fianchi, esatto, e vado dietro e fuori aria, ritorno. Prendo aria, vado dietro, fuori aria, ritorno. E prendo aria, 4, fuori aria, ritorno. Prendo aria, 5, fuori aria, ritorno. Ne facciamo 8, prendo e fuori aria, ritorno, ancora 2. Prendo e fuori aria, ultimo, prendo e questa volta scendo, fuori aria, scendo anche col bacino, ginocchio a petto, mi culo sul tappetino, esatto. Qui c'è il ventolone che ricorda un po' il rumore del mare. Ci proviamo, diciamo, a pensare che guarda, sia il mare. Dai ragazzi, questa mi è piaciuta a Franci, eh? Ok, allora, con questo rumore del mare di sottofondo e questo bel sole, questo è naturale, però il sole c'è veramente. Roll up, quindi ci sdraiamo del tutto, braccia stese oltre la testa, gambe stese per chi riesce a fare la versione più difficile, poi vi facciamo vedere anche quella un po' più semplice. Prendo aria, fuori aria, faccio andare braccia, testa, mi arrotolo, molto bene, mi allungo verso i piedi, prendo aria, mi allungo al soffitto, fuori aria, risucchio l'ombelico, arrotondo la colonna e scendo. Ok, spalle lontane dalle orecchie, olessi e lentamente scendo, molto bene, prendo aria e fuori aria, braccia, testa, mi guardo subito l'ombelico, mi allungo verso i piedi, prendo aria, mi allungo al soffitto e fuori aria, risucchio l'ombelico, arrotondo la colonna e lentamente scendo. Giusto, facciamo vedere la versione un po' più semplice, con le gambe piegate aggrappandoci alle cosce. Prendo aria e fuori aria, salgo, in questo momento mi aggrappo alle cosce come sta facendo Francesca e mi aiuto. Poi distendo, mi allungo, prendo aria e fuori aria, risucchio. E anche qui piego le gambe e mi aggrappo per facilitare la discesa. Ok, ancora uno, prendo aria e fuori aria, salgo, questa volta rimaniamo seduti, mi allungo verso i piedi, prendo aria, mi allungo sul soffitto, fuori aria, braccia, subito spine twist, prendo aria e fuori aria, twist, torsione e ritorno e fuori aria, giusto, e riprendo aria e fuori aria e riprendo, ancora fuori aria e riprendo aria, ancora due, fuori, riprendo, ultimo, fuori e andiamo a fare la bambola, quindi ruoto, scendo verso il piede opposto, torno su e torno al centro e fuori aria, ruoto, scendo verso il piede, torno su e torno al centro e vado, ruoto, scendo, torno su e torno al centro e fuori aria, giusto, e riprendo aria nel ritorno e fuori aria e ritorno, mi fate l'ultimo e fuori, scendo, ritorno, ok, e lascio andare qualche secondo, ottimo, piegatemi le gambe, rimaniamo seduti, adesso andiamo a fare il table lift, quindi il nostro tavolo, ok, le braccia me le portate un pochino dietro di voi, un pochino più larghe delle vostre spalle, vediamo, mi avvicino. Sì, Franci, magari questo girati, così lo facciamo vedere un po' meglio. Sì, 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 sì. Esatto, aspetta che ti guardo, qui tutte le prove tecniche, sì. Ok, table lift, quindi esattamente braccia un pochino dietro di voi, un pochino più larghe delle vostre spalle, mani che guardano verso l'esterno, piedi ben puntati a terra,
prendiamo aria, tirando fuori aria, sollevo il bacino, sempre col principio dello snocciolo, vado a creare un tavolo e ritorno a terra riprendendo aria, arrotondando bene la colonna vertebra dopo vertebra, giusto? E fuori aria, salgo, qui attivo anche i glutei e spingo sui piedi e sulle mani e ritorno, riprendo aria. Non so se tornare da qui o da dietro. Allora, no, devi tornare, devi salire. Così, ok. Il ritorno non me lo fare troppo indietro però. Ok. Allora, andiamo, fuori aria, lo snocciolo è giusto, quindi guardate, Francesca sta snocciolando come se fosse una sorta di ponte per i glutei, per capirci. Okay. E da qui risucchio l'ombelico e torno, scendendo più al centro che potete, senza andare troppo indietro per non dare il colpo alla schiena. E vado fuori aria, giusto, e ritorno, ok, ancora due, e fuori aria, e ritorno, lo sguardo ovviamente segue il movimento, quindi non guardate in giù, non guardate neanche troppo in alto, l'ultimo, fuori aria, olè, brava Francesca, e riprendo aria. Ok, adesso cambiamo, stesso esercizio più o meno, ma con le gambe stese. Gambe stese, belle attaccate vicine. Dovreste sentire bene i talloni in appoggio, in questa posizione, quindi talloni in appoggio. Le mani me le girate in avanti, esatto. Sono sempre lì le braccia, giriamo solo le mani. Da qui. No, in teoria la posizione sarebbe così. Se fai troppa vediamo. Fatica, no, vabbè. Ok, perché poi nella, nello salire forse più vicino. Trovate una posizione confortevole, bisogna provare perché. Sì, esatto, nel senso che la regola dice a un tot di centimetri, sì. Però è ovvio che in base al proprio corpo ci si adatta, certo. Ok? Adattiamo l'esercizio. Quindi da qui sentite bene i talloni in appoggio, prendiamo aria, fuori aria, spingendo sulle mani e sui talloni, salgo. Brava, e ritorno, riprendo aria. Olè, bello, brava Francesca. E vado, fuori aria, salgo. Sì, e ritorno, riprendo aria. Giusto, sempre spalle lontane dalle orecchie. Lavorano tanto anche le braccia in questo esercizio, Fuori aria, salgo, punto bene i talloni. E ritorno, riprendo aria. Ancora le calze. Che questo è complesso e vado fuori aria e riprendo aria, ritorno, molto bene, questo era nuovo, forse non l'abbiamo quasi mai fatto. Un po' i polsi come al solito soffrono, quindi muoviamoli un pochino, sì, di circonduzioni dei polsi vanno benissimo. Ok, siamo già qui, piego le gambe, ok. Adesso mani sotto le cosce, questo l'abbiamo già fatto, facciamo il nostro esercizio dove prendiamo aria, tirando fuori aria, risucchiamo l'ombelico, iniziamo a scendere con la schiena a terra e ci fermiamo prima di appoggiare spalle e collo e testa. Ok, fuori aria, scendo, mi aggrappo bene alle cosce, prendo aria, sto e fuori aria risalgo. Quindi queste mani sotto le cosce devono servirvi come aiuto. Sì, esatto, qui allungamento, prendo e fuori aria, risucchio, arrotondo la colonna, giusto Francesca, rimango aggrappati alle cosce, prendo aria e fuori aria, risalgo e ho l'allungamento, molto bene, e ancora, fuori aria, scendo, prendo aria, sto e fuori aria, risalgo, quindi sono quattro tempi di respirazione. Prendo aria e fuori aria, scendo, giusto, prendo aria, sto e fuori aria, ritorno. E ci facciamo anche lo spine stretch, stendo le gambe davanti a me, piedi bene a martello, braccia in avanti, prendo aria e fuori aria, faccio scendere testa, arrotondo la dorsale, quindi le spalle, e come se qualcuno mi tirasse in avanti, più che in basso, Franci, vieni in avanti. Olè. Prendi aria e fuori aria ritorni, snocciolando la colonna. Adesso non scendete ancora del tutto.
Esatto, quindi cerchiamo di mantenere la lombare, quindi la parte bassa della schiena, ancora dritta, e più un allungamento solo della parte superiore. Testa, spalle, immaginate che io vi stia tirando dalle braccia. Sì, brava Franci, questo. Prendo aria e fuori aria ritorno. Olè, ancora uno così, poi ci allunghiamo del tutto. Prendo e fuori aria vado. Esatto, guardate bene Francesca che lo sta facendo molto bene. Prendo aria e fuori aria ritorno. Lo sta facendo molto bene perché non sta arrotondando ancora la parte bassa della schiena. Potete pensare di avere tipo un muro appoggiato dietro, no? Anzi, se poteste poi farlo esercitandovi a casa, è importante. Vi appoggiate al muro e cercate di staccare solo la prima parte, così è più facile perché avete la percezione dietro del sostegno, quindi è più facile. Esatto, lo potete fare anche in coppia volendo, esatto, con una persona che mette che la gamba, tiene la gamba, esatto, dietro. Ok, ci allunghiamo del tutto adesso, prendo aria, fuori aria, testa, spalle e arrotondo anche la zona lombare, quindi scendo e mi allungo in avanti del tutto. Sì, prendo aria da fermo e fuori aria snocciolo per riallineare la colonna. Giusto, ancora, prendo e fuori aria, testa, spalle, arrotondo tutta la schiena, in avanti, in giù, prendo aria e fuori aria, ritorno. Benissimo, me lo fate l'ultima volta questo bel spine stretch. E vado fuori aria, scendo, testa, spalle, zona lombare, prendo aria e fuori aria, ritorno. Molto bene, rilassiamo un attimo la schiena, lasciatevi pure andare, che so che si fa fatica a stare con questa che bella schiena dritta. Sauna, oh ragazzi. ti stai abbronzando. Abbronzata, però, oh, bella abbronzata. Si sta abbronzando Francesca. Ok, allora, siamo già qui, gambe piegate, ci facciamo, ormai lo sapete, il rolling like a ball. Ok, quindi la nostra pallina per capirci. Allora, le mani qui davanti, esatto, altezza tibie, ok? Gambe bene unite, ok? E vi dovete chiudere a pallina, quindi lo sguardo in giù, esatto. Da qui mi lascio andare, vado dietro e mi fermo prima di appoggiare le spalle. Prendo aria e fuori aria ritorno. Giusto, rimani sempre rotonda in questo caso. E vado, prendo e fuori aria. Olè, ancora, prendo e fuori aria. Sì, ancora, prendo e fuori aria. Chi è già bravino può cercare di mantenere il controllo quando tornate e quindi di non appoggiare i piedi a terra, magari solo la puntina dei piedi. E vado, prendo aria e fuori aria. Giusto, brava Franci, ancora, prendo e fuori aria. Questo per chi è più pratico, se no lo fate appoggiando bene i piedi. L'ultimo, prendo e fuori aria. Molto bene, e recupero qualche secondo. Bene, bene, questo ve lo ricordiamo, fatelo sempre magari con un tappetino un po' più spesso. Eh sì, oggi qui io sono fortunata perché ho questo qua, sì. Se no piegate, vi ho detto, piegate, esatto, due o tre volte il tappetino, comunque, esatto, vi protegge la zona della colonna, più che altro i processi spinosi, questi qua che escono dietro la schienetta. Ok, allora scendiamo di nuovo a terra, che facciamo qualcosa ancora a pancia in su. Per finire a pancia in su ci facciamo l'undred, ovviamente. L'undred, vi diamo le tre varianti possibili, ne faremo 50 con le gambe a tavolino e 50 con le gambe a 45 gradi, ok? La variante più semplice, testa e spalle in appoggio, proviamolo Franci, facciamo solo vedere, gambe a tavolino, ok, testa e spalle in appoggio e lavorano solo le braccia, questa è la variante proprio la più testa semplice, giù. La sì, testa giù. Per la variante più semplice, facciamo vedere quella un po' più complessa, testa e spalle sollevate, mani dietro la, una mano dietro la nuca, l'altro braccio lavora e dopo un po' scambio. Variante più difficile per i più pratici, senza sostegno, ok? Allora andiamo a farvi tutti insieme, quindi scegliete voi la variante da fare. Gambe a tavolino, ne facciamo 50, poi vi farò recuperare. Gambe a tavolino, sollevo testa e spalle, ok? Prendo aria e vado fuori aria. 1, 2, 3, 4.
4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, recupero. Qualche secondino di recupero. Ricordatevi di terra. Sbattacchiare le braccia e la testa. Esatto. Sempre pensare che qualcuno ci tiri da lontano. Esatto, esatto, sì. Dobbiamo stabilizzare in pratica il busto. Tutta l'attenzione sempre al centro. Esatto. In modo da, mantenere questa chiusura forte. E sì. Poi proprio non dobbiamo pensare a nient'altro che alle braccia. Tutto il resto è cementato lì. Sì. Una cosa importante, è vero che vi stiamo dicendo, diciamo, di stabilizzare questa posizione, ma non mettete forza nelle braccia, cioè queste braccia non sono rigide. Sennò vi porta, esatto, in giro, sennò vi porta a fare questo movimento che non vogliamo. La difficoltà è tenere la solita distanza dalle spalle e dalle orecchie, è la cosa più difficile. Esatto. Poi se sentite male alla cervicale, subito una manina dietro o addirittura scendete da terra. Non abbiamo fatto vedere. Vabbè, magari adesso che facciamo gli altri 50, Francesca vi farà vedere anche le altre varianti più semplici. Quindi gli altri 50 li facciamo con le gambe stese o a 90 gradi su o stese a 45 gradi, quindi un po' più basse, che è la variante più difficile, ok? Ok, quindi cominciamo su, poi al limite le abbassiamo gli ultimi, no? Esatto, va benissimo. Stessa cosa, testa e spalle in appoggio o una mano dietro la nuca o senza sostegno, decidete voi. Sollevo testa e spalle per chi vuole, prendo aria e vado, fuori aria, 1, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, prendo 2, 3, 4, 5, stop. Oh, le abbiamo fatte tutte, eh? Sì, le abbiamo fatte tutte, siamo tutte stati tutte le varianti. Brave, brave, brave. Meno male che conta lei, sennò qua con le braccia da un po'. Ci perdiamo. Ok, molto molto bene. Adesso ci giriamo a pancia in giù. Perfetto, che facciamo qualche altro lavoretto a pancia in giù. Quindi completamente sdraiati. Adesso una mano sopra l'altra, la fronte andrà in appoggio sul dorso delle mani, perfettamente in questo modo, spalle sempre lontane dalle orecchie. Iniziamo col solito esercizio del togliere le pressioni dal corpo. Immaginiamo di avere un filo che ci allunga e parte dal centro della testa, si allunga in un senso, le gambe sono la freccia che si allunga nel senso opposto. Quando vado a sentire questi allungamenti, tiriamo fuori aria e possiamo sollevare leggermente le gambe e la fronte dalle mani. Proviamo insieme, fuori aria, sento le frecce che si allungano, giusto, e ritorno a terra, riprendo aria. Ok, fuori aria, allungo e riprendo aria, ritorno. Ok, ancora due volte, fuori aria, pensate proprio all'allungo, ecco perché ci solleviamo da terra, riprendo aria, ritorno. Ultima volta, fuori aria, allungo e riprendo aria, ritorno. Adesso andiamo a fare lo swimming, la nuotata con le gambe, la fronte rimarrà in appoggio, solleviamo solo le gambe da terra prendendo aria, quindi sollevo, fuori aria, inizio la nuotata, swimming, su e giù, esatto, prendo aria, blocco la posizione e fuori aria torno a terra. Ok, ancora, prendo aria, su e fuori aria, nuoto. Molto bene, prendo aria, blocco e fuori aria, ritorno. Ancora due volte, prendo aria, su e fuori aria, nuoto. Queste gambe stanno nuotando lontano lontano, si stanno allungando. Prendo aria, blocco e fuori aria, ritorno. Ultima volta, prendo aria, su, fuori aria, nuoto, prendo aria, blocco e fuori aria, torno a terra. Ok, mantenendo sempre questa posizione facciamo lavorare i bicipiti femorali, il muscoletto dietro la coscia,
Esatto. Andiamo a piegare la gamba destra, piego semplicemente, fuori aria, ritorno, riprendo aria. Cosa ci interessa qui? Non dovete piegare troppo, ok? Esatto, questo no. Andiamo a creare un angolo di 90 gradi. Teniamo il piede in una specie di punta, ok? Non martello, neanche proprio puntato, ok? Però allungato, ecco la definizione più corretta. Vado, piego, fuori aria, ritorno, riprendo aria, controllo. Tutte e due o non ho capito? No, facciamo 6 volte gamba destra, 6 volte gamba sinistra, okay. E poi 6 volte tutte e due le gambe insieme. Perfetto. E vado, fuori aria, piego e ritorno, riprendo aria, controllando sia quando piego che quando stendo. Fuori aria, piego e ritorno, riprendo aria. E fuori aria 3, riprendo aria. Fuori aria 4, riprendo aria. Fuori aria 5, riprendo aria. Ultimo 6, riprendo aria. Cambio gamba. Fuori aria, piego, riprendo aria, ritorno. Fuori aria 2, riprendo aria. Fuori aria 3, riprendo. Fuori aria 4, riprendo aria. Ancora 2, 5, riprendo aria. Ultimo 6, riprendo aria, torno a terra. Proviamo due gambe insieme. Fuori aria, ritorno, riprendo aria, si franci. E ancora fuori aria e riprendo aria, ritorno. Fuori aria 3, riprendo aria, torno a terra. Fuori aria 4, riprendo aria, torno a terra. Fuori aria 5, riprendo aria, torno a terra. Fuori aria 6, riprendo aria. Ok, adesso rifacciamo lo stesso lavoro, meno ripetizioni, ma con il petto sollevato da terra. Come okay. Lo facciamo? Ci posizioniamo in appoggio sull'avambraccio. Volevo dare un consiglio, anche quando si tiene la testa giù, cercate di non... Esatto. Perché dopo un po' ci si lascia, cioè siccome la tensione è là dietro, qua si fa così, invece... Cioè, è sempre comunque, questa la posizione. La spalla è attiva, il collo certo. È attivo anche se appoggiato. Adesso poi certo. Lo vediamo meglio in piedi perché siamo obbligati, diciamo. Sì. Esatto, in appoggio sull'avambraccio andiamo così. A posizionare esattamente il gomito in linea con la spalla. Indietro. Esatto. La testa non la tiriamo troppo su, quindi non andiamo a spezzare la linea del collo, neanche troppo in basso, ma segue la diagonale che va verso l'alto. Esattamente, proviamo 4 volte gamba destra, 4 volte sinistra, 4 volte insieme. E attenzione a non crollare qua, eh? Esatto, spalle lontane dalle orecchie, forti le braccia e vado fuori aria, piego, gamba destra, ritorno, riprendo aria. Questo è un po' più difficile, se sentite che vi fa male la schiena, la parte bassa della schiena, piegate meno la gamba. Ancora fuori aria, riprendo aria, ultima volta, fuori e riprendo aria, cambio gamba, fuori, riprendo aria, fuori aria, riprendo, ancora due, fuori, riprendo, ultimo, fuori e due gambe contemporaneamente, fuori e riprendo aria e fuori, riprendo, ancora due volte, piego, riprendo aria, ultimo, piego e riprendo e recupero, quindi appoggiate pure la testa a terra. Esatto. Ok, abbiamo tempo per farci un ultimo esercizietto. L'abbiamo già visto, oggi vi aggiungo una piccola variante. Come facciamo il plank in fitness, lo facciamo anche nel pilates. Quindi ci prepariamo a quattro zampe per farlo. Posizione a quattro zampe. In appoggio facciamolo sulle mani, Franci, perché dopo abbiamo una variante. Esatto, braccia okay. Stese in appoggio. Attese. Esatto, sulle mani. Ti conviene venire un pizzico più avanti perché stenderai poi le gambe. Ok. Adesso prendiamo aria da fermi. Fuori aria, allungo gamba destra, la stendo, prendo aria, stendo la sinistra e stiamo in posizione respirando, prendo aria e fuori, ancora prendo aria e fuori aria, prendo aria ultima volta e fuori aria, riporto gamba destra e riporto la sinistra. Ok, un'altra volta così, poi aggiungiamo la variante. Prendiamo aria da fermi.
fuori aria lungo destra, prendo aria lungo sinistra, stabilizzo la posizione, respiro, prendo aria e fuori aria dalla bocca. Ok, prendo e fuori aria, ultimo respiro, prendo, fuori aria, riporto gamba destra e riporto la sinistra. Ottimo. Adesso, variante, stando in questa posizione andremo a piegare il ginocchio e lo porteremo vicino al petto. Ok? Vi guido io in tutto l'esercizio. Prendiamo aria, fuori aria, allungo gamba destra, prendo aria, allungo la sinistra, fuori aria, avvicino il ginocchio destro al petto, quindi stacco il piede, prendo aria, riappoggio, fuori aria, sinistra, prendo aria, riappoggio, fuori aria, destra, prendo aria, riappoggio, ultimo, fuori aria, sinistra, prendo aria, riappoggio, fuori aria, piego la gamba destra, appoggio, quindi torniamo a quattro zampe, Franci. Tu me lo volevi fare per un bel po' questo esercizio. Ero concentrata. Okay. Mi raccomando, occhio al calzino, perché se avete la scarpa, bene, col calzino si fa il triplo della fatica, perché parte via piede. Togliete il calzino, esatto. Tanto se siete a casa togliete il calzino, esatto. E lo fate a piedi nudi, che va benissimo, esatto. Lo stesso. Perché veramente vi scappa la presa, no, dietro, quindi non abbiamo il sostegno. Finiamo solo in posizione di riposo, Franci, così ci allunghiamo un attimino, un paio di secondi proprio, esatto, tutti in posizione di riposo, ci sediamo sui talloni, ginocchia leggermente separate e ci siamo. Va bene, giusto? Sì, okay. Sì, sì. State un po' giù, solito. Solita posizione, sì. Ormai la conoscete, la posizione di riposo, okay. E snocciolo lentamente la colonna, ritrovandomi pian pianino in ginocchio. Yes! Bene, perché qua siamo senza orologio e non e ci rendiamo, sì, siamo giusti. 45, dai. Bravissimi, Non hai pagato il supplemento sole? Supplemento abbronzatura. Supplemento sole. Grazie e vi aspettiamo settimana prossima nella speranza che questo nuovo decreto ci porti qualche novità anche per noi che stiamo soffrendo e non vediamo l'ora di vedervi dal vivo, giusto? Sì, assolutamente. Ciao. Un bacione. Ciao. Qua con Sergio che stiamo lavorando, saluta. Ciao, mettiamo a posto le bici. Non siamo mai con le mani in mano, eh. Ciao, alla prossima.